La stampa dell'area interessata dalla ricerca o del report dell'intervento è possibile mediante due appositi comandi posizionati sulla barra degli strumenti del visualizzatore della mappa. Cliccando il primo di essi verrà aperta una finestra di anteprima di stampa dalla quale si potrà selezionare la porzione di area interessata dalla ricerca. Si può impostare la scala con la quale si vuole stampare la porzione di mappa, si può dare un nome al file che verrà salvato, includere la leggenda o meno, e cliccando il tasto Print verrà creato un file PDF sul nostro PC, il quale questo file può essere stampato oppure inviato tramite email come allegato. Per quanto riguarda la stampa del report dell'intervento, cliccando l'apposito comando verrà aperta una finestra gestionale dalla quale si potranno selezionare le informazioni che si vogliono stampare. Ad esempio, le informazioni sul personale, nome, cognome, telefono, GPS se si vuole, le squadre, le aree, il cronologico delle comunicazioni e le informazioni sul dispersi. Cliccando il tasto stampa PDF verrà creato come prima un file PDF che potrà essere stampato o inviato per email. Questo è come appare il file PDF del report dell'intervento.